Ciao ragazze, nuovo video. Questo è un video haul più outfit. I miei capelli fanno schifo. No, perché si sono smusciati dall'altra parte. Ho fatto una conciatura un pochino anni 90 perché ho provato a fare i capelli mossi, ma non mi piacciono per niente, come tutte le volte che provo a farli quando ho cambiato colore di capelli, non mi piacciono mai. E qua abbiamo tutti e tre i rumini al completo. Oggi li ho fatti venire tutti e tre. Romina l'ho dovuta chiamare due o tre volte perché non si decideva a venire. Io lo so che voi odiate che io mi tocchi i capelli, però purtroppo non posso fare video in queste condizioni. Allora, oggi ho, come avrete già con piacere, vabbè, lasciamoli così, come avete con piacere notato, indosso questo abito che è quello che ho comprato nel banchetto di Vincenzo e mi piace veramente tantissimo, inutile che ve lo dica, è una camiciola che la trovo super attuale. Super glamour, super di tendenza e anche molto sexy in alcuni punti. È una camicia, un abito camicia che appunto nei vari negozi costa l'ira di Dio e io ho trovato a 4 euro, sono molto contenta. C'era solo questa però, infatti non so, forse era probabilmente l'ultima. Nei negozi questo tipo di abbigliamento, questo tipo di vestito lo pagate, minimo che potete pagarlo, 26 euro, 27. A prezzo pieno. Dai cinesi coi saldi ho visto che questi tipi di abiti, nemmeno dai miei, non li ha messi in saldo, ha messo in saldo altro, vabbè, vi ho già fatto il video ovviamente. Ho fatto un trucco sui toni del marrone, marrone molto tenue e anche il rossetto. Ho usato l'eyeliner marrone, quello di Pupa, quello nuovo, e un po' di matita di Essence perché sapete che io amo la matita sotto. Questo non so perché è così. Forse l'avevo già acconciato. Orecchini dorati, sempre questi, famosi con i saldi, e choker, sempre quello. L'abito mi piace tantissimo, è proprio fatto a camicia, l'ho usato con i cuissard neri. Che ho riesumato, non so neanche io come ho fatto a trovarli, guardate che meraviglia. La cintura è mini, nel senso che sì, un pochino si lascia andare, devo dirvi la verità. Paloma intanto si è impossessata del mio cappotto nero, è molto carino perché a camminare comunque si intravede un pochettino la gamba, vedete? Sotto ho messo appunto i cuissard neri, questi qua, che a camminare praticamente sono in camoscio neri, eco camoscio ovviamente, molto semplici. Praticamente hanno il brutto vizio che hanno tutti, insomma, tutti questi stivali a calza, cioè non sono a calza, sono proprio aderenti, vedete? Sono fatti così. Il brutto vizio di questi stivali sono comodissimi e non è un brutto vizio. Ok, sono così. Li avete visti? Io spero di sì. Ok, con l'altra gamba forse. Ok, il piede è così e poi c'è tutta la coscia. A camminare scendono se non si hanno sui pantaloni o comunque un qualcosa. Cioè, sì, deve essere un pantalone, un qualcosa di aderente, un leggings, boh. Se si ha solo la calza, io ho questa qua ricamata. Non so se ve l'ho fatta vedere. Non so neanche se si vede che è ricamata. Vediamo. Lo notate? Non lo notate? Io penso di sì. Ok, praticamente a camminare gli stivali scendono, la cintura si apre, però noi resistiamo. E borsa Michael Kors. E se Paloma me lo consente, il cappottino nero, questo qua vintage, che poi ho visto che è un 100% poliestere, con la coda dell'occhio prima, però è veramente fatto da Dio. Molto bello, è un cappotto lungo, un classico. Super attuale. Aspettate. Super 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 attuale che mi piace molto. Ecco qua, questo è l'outfit completo e lo trovo veramente molto di tendenza nonostante il cappotto sia vintage e il vestito costi poco. I cani sono andati sotto e mi hanno disfatto il letto. Lo sapevo di non doverli. Avevo appena fatto il letto. Vabbè, no, non appena, però stamattina l'ho fatto, poi chiudo la camera, sennò Paloma mi fa la pipì nel letto. Non è molto piacevole. Ma tu hai finito di fare i disastri? Palomino, pigiamino, vieni qua. Sembra uno dei tre pigiamini. Vieni. Assomiglia a quel cosino nero che c'è nei cartoni animati. Voi aiutatemi perché io non mi ricordo un cartone animato abbastanza forse moderno, ma non voglio dire sciocchezze. Comunque lei è praticamente uguale. È tutta muso, è tutta zampe e niente cervello, vero? No, non è vero, è molto furba e guardate com'è lucida, cioè i miei capelli in confronto, veramente. Cioè tu mi fai sminuire la bellezza dei capelli perché sei troppo lucida e bellissima. Comunque, come ora vi faccio vedere subito un acquisto freschissimo, oddio, un acquisto freschissimo che ho fatto stamattina quando sono andata a fare colazione da Department Fashion. Sono andata a spiare un pochino i saldi.
per ora c'è fino al 50%, me l'è uscita la pubblicità. Ho preso però un cappellino che era 5 euro e non ho potuto resistere. Un bel cappello a tesa non larghissima, larghina. Che strano che appunto costi così poco. L'ho pagato 5 euro, veniva 10, una taglia unica e mi piace davvero tantissimo. E insomma, Simone me l'ha approvato, non so come sia possibile. A vederlo così adesso, cioè ovviamente lo devo sistemare. Voi adesso lo vedete così, ma calcolate che devo sistemarlo. È un cappello rosso, è proprio rosso, rosso chiaro, fatto così appunto rigido, molto particolare, per qualche outfit molto particolare. Simone me l'ha approvato, infatti io non pensavo proprio. Ero già pronta a lasciarlo lì e a dire tornerò, tornerò da sola. Invece no. Messo così, no, è una taglia unica. Io ho il testone, comunque col capello liscio, ovviamente. Adesso non facciamo ulteriori danni ai capelli che già sono disastrati. Ve lo farò vedere in un outfit. Comunque l'ho trovato carino per 5 euro. Consigliatemi anzi degli outfit se vi vengono in mente. Poi vi volevo parlare di alcune cosine che avevo preso all'usato, che ho guardato ieri con mia nonna. Allora, la prima, ho pagato tutto pochissimo, tipo da 1 euro a 2, 3, massimo 3 euro, neanche massimo 2 euro, 3 euro. L'unica cosa che ho pagato 4 è stato il montoncino, però non ha la cerniera, cioè non mi ero accorta che era rotto, vabbè, fa niente, si può portare anche aperto per carità, però mi scoccia un po' che sia rotto. La prima cosa, questa camicia super vintage che mi piace da matti per il quanto riguarda il discorso primavera, è una vintage di Franca Bazzaro, taglia L. Se non è, me la meglio per il discorso spalle, però mi piace anche l'effetto così un pochino over, anche da tenere aperta sopra una salope. Non lo so, questi outfit con i capelli di paglia mi ispira tantissimo, e con le zeppe, ed è una camicia gialla, oversize, lunga, proprio lunga, 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 se ne vedono comunque tantissime anche nei negozi adesso. La particolarità, questo disegno appunto che ricorda proprio il discorso che vi ho fatto dei capelli di paglia, la primavera, la campagna, e questa me la immagino in un outfit in bicicletta, con appunto una zeppa abbastanza comoda e sotto un jeans chiaro, una salopette. Oh, un pantalone anche bianco è questa. Secondo me resta anche molto chic nella sua unicità. Unicità, sì, costano care se le andate a comprare da Zara. Poi ho preso un maglioncino rosa, che questo ho pagato pochissimo, che dentro forse è del cashmere, però non mi ricordo se era questo o se era un altro, perché li ho guardati con mia nonna. No, ha dentro il mohair, non il cashmere, scusate, ha dentro il mohair rosa, fatto così. Con lo scollo a V molto profondo, mi è piaciuta la punta di rosa e ho pensato che avendo comunque dentro del mohair e anche la cinturina che voi non vedete, però è in icopelle rosa. E mi è piaciuto il colore così molto delicato per fare qualche outfit un po' particolare. Poi ho preso questo maglioncino qua di Benetton, in lana anche questo, cioè lana, non so se è lana questo, se, però sì, per me c'è dentro la lana perché sono quelli che pizzicano, quindi sì, e mi piaceva il colore, la forma, è viola, questo viola spento, ho già una cosa di Benetton di questo viola qui un po' lavorato, che è un abito molto bello che avevo preso nelle rimanenze, e questa è la versione maglioncino, mi piaceva appunto il collo, mi piaceva la manica, il fatto che fosse mezzo nuovo, se non nuovo, e un po' asimmetrico, magari da mettere con delle cinture, magari con una bella cintura pitonata in vita, devo vedere come sta. Poi ho preso una gonna che mi va leggermente larga, io questa l'avevo già visto che mi andava leggermente larga, però mi piaceva troppo e quindi ho pensato di metterla con un maxi maglione sopra e una cintura sempre in vita che vada a delimitare la vita, ed è questa gonna qui. Ci voleva una taglia in meno. Mia mamma, no, no, ti va bene, è una gonna tessuto tweed con queste righe qui sfrangiate e queste micro paillettes. E la gonna è asimmetrica, non so se si nota, adesso ve lo faccio vedere, lunga e molto particolare. Secondo me con quell'outfit con in mente io, guardate, è proprio così asimmetrica, con quell'outfit con in mente io potrebbe anche starci. Poi ho preso un jeans, non so ancora però se lo terrò, però l'ho provato e mi va, e ne avevo già uno nella mia adolescenza, quindi mi ha rievocato un pochino i ricordi di quando avevo comprato l'ancillotto. Quindi non proprio adolescenza, 20 e qualcosa, ne avevo un paio che poi ho venduto perché erano un XS e già erano un pochino morbidi per essere un XS, però adesso non mi andavano proprio super aderenti. Ed è un modello così col cavallo basso, carine le tasche così tutte un pochino brillantinate con questa catena, vedete? E poi praticamente sono tutti stretti
strappati, stanno abbastanza bene addosso e l'ho pensata con un tacco beige, un bel tacco alto a spillo o un sandalo tipo tutto intrecciato e sopra magari una semplice canotta con magari un trench aperto, un giacchino corto o non lo so, non so bene con cosa. Comunque carino, carini, tutti i bottoncini qua per chiuderli, molto antipatici e poi appunto hanno il... Questi sicuramente li potrò rivendere assolutamente se non mi convincono. Però non ne avevo un paio così, mi hanno rievocato i miei ricordi adolescenziali. Poi ho preso un paio di scarpe numero 37. Queste sono costate 1,50 euro. Sono delle scarpe in pelle, marroni. Molto bon ton, molto carine, molto comode. E queste praticamente erano seminuove, vedete. Sono molto vintage perché hanno ancora l'etichetta, per chi è della zona lo saprà, è l'etichetta della boutique di calzature che si chiama Ducoli, che vabbè, non è che io frequenti molto, con il loro logo super vintage perché adesso io penso che non li facciano più. Comunque sono in vera pelle, sono fatte molto bene. Mi piaceva il fatto che fossero marroni, bon ton, che il mio numero 1,50 euro, con questo intreccio qua di ecopelle e camoscio. Il plateau che le rende appunto super portabili per camminare ed è una scarpa appunto invernale ma anche primaverile da utilizzare tranquillamente. Poi ho preso un trench di Penny Black marrone, che però è grande, troppo grande. Io ve lo faccio vedere lo stesso, ma questo finisce in vendita purtroppo. Comunque guardate, Penny Black. È una taglia 46, marrone, trench, molto leggero, molto fluido, molto comodo, molto costoso all'origine. Non ve lo faccio vedere tanto perché lo devo rivendere, è troppo grande. L'ho provato perché lo volevo tenere comunque, perché a volte sapete che io utilizzo anche delle taglie diverse dalle mie, ma questo era veramente troppo. Un vero peccato, se mi ci sta mai dietro tutto, ma c'è dentro anche il cappotto che non c'entra niente. E niente, poi ho ancora due o tre cosine da farvi vedere. E basta, poi vi dovrò far vedere l'haul di Tacco Fashion che sono stata. E poi il famoso stock che però prima volevo selezionare per farvi vedere, cioè per poi capire cosa tengo e cosa non tengo. Fatemi però sapere lo stesso se preferite che vedere tutto lo stesso come sorpresa perché devo ancora guardarlo, sono tipo tre borse piene di vestiti. O se preferite più degli orecchini, o se preferite che vi faccia invece la selezione prima, così vi faccio vedere solo quello che ho deciso di tenere. Scrivetemi qua sotto così io poi valuto e faccio il video. Ho preso questa scarpettina vintage, Made in Italy, produzione italiana. È una scarpettina veramente vintage questa. E l'ho presa perché era rossa, era la scarpa di Dorothy, diciamo. È veramente ben tenuta. Non so se notate, questo rosso bordo laccato che mi piace tantissimo e mi ispira un sacco di outfit super vintage, quindi l'ho voluta prendere con questo fiocchino. È molto bon ton. A volte utilizzo delle scarpe bon ton, delle scarpe super esagerate, non ho proprio la via di mezzo. Poi ho preso questo montoncino appunto che è un montoncino vintage taglia 42 della Benedetti Italia. È carinissimo lui, però come si dice? È anche tipo in... Forse anche in pelle, PVC, PVC cos'è? Boh. Allora, 70% PVC, 26% PL, 5% PU. Boh, traducetemi perché non ho capito niente. PVC, boh, è bello, molto bello, proprio un montoncino classico, io lo adoro, è il problema che non va la cerniera. Quindi o lo si porta aperto, proprio classico montoncino, mi piaceva il tono di marrone scuro. O lo si porta così con dentro tutto il suo pelo, o lo si porta così, oppure si arrangia. Non ho intenzione di andare a fargli rifare la cerniera, però mi spiace, se no non l'avrei preso anche se costava poco perché sicuro non. Oppure lo rivenderò e chi lo prende in affare andrà a rifarsi la cerniera. Poi ho preso una borsa di Carpisa, mi piaceva il tartarugato verde, non avevo una borsa di questo verde bosco tartarugata e quindi l'ho voluta prendere, una tracollina, però non so ancora se la terrò o meno, devo vedere come mi trovo dietro così, mi piaceva il dietro più che altro e davanti è proprio una tracolla in simil suede con la vernice. Non è comunque brutta una volta riempita, mi piaceva lo stesso. L'ultima cosa che non ho qui perché l'ho lasciata di là, mannaggia me, ve la faccio vedere. Sì. Anche questa mi rievoca dei ricordi perché io ce l'avevo con i primi stipendi, l'avevo comprata. Se riesco a farvela vedere, la
nella stanza degli orrori. Non entrare nella stanza degli orrori. È pure buia. Ho preso una borsa che conoscerete secondo me, perché hanno fatto un po' la... non voglio dire che hanno fatto la storia, però erano abbastanza famose secondo me. Quando l'ho vista non ho resistito, siccome mi ha rievocato la mia che avevo comprato a prezzo esorbitante, gialla, e che ho usato in qualche video. Nei primi video, se andate giù, se andate a cercare, la vedete. Forse è proprio addirittura il mio compleanno. L'outfit del mio compleanno dei 25 anni qui su YouTube, apposta per voi, la mia crescita diciamo mentale e fisica ed età fisica, mica tanto. E avevo questa borsa gialla con un'altra forma e l'avevo pagata tipo tantissimo, con i saldi tipo 80 euro, cioè tantissimo, era tanto comunque. Quando ho trovato questa ho detto no, la devo troppo prendere, perché era uguale alla mia, solo che era lilla, non so se vedete, è lilla, è di Blue Girl Blue Marine, ovviamente originale, e l'ho pagata 2 euro ragazze, solo che è luminescente, non si vede benissimo, vedete, l'unica cosa che ha leggermente il manico qui sbeccatino, leggermente, questo qui, però tenendola in mano non si accorge, poi per il resto è perfetta. Minuto di silenzio per questa un minuto di silenzio per questa borsa. E niente, l'ho comprata perché appunto mi ha ricordato la mia e mi ha ricordato quanto ci ho speso, insomma, quella volta lì con i miei primi stipendi. Spendevo anch'io spese pazze. Se facevo video su YouTube, chissà che, cioè, non le avrei neanche potuti fare perché non avevo niente da insegnare, però compravo cose un po' costose. Spero che il video vi sia piaciuto, l'outfit vi sia piaciuto, aspetto di leggere i vostri commenti, soprattutto sullo stock, cosa preferite, così io poi lo giro e poi vi farò quello di Tacco Fashion il prima possibile, magari già domani che è domenica riesco a farvelo. Ci vediamo, adesso devo finire di registrare, di caricare questo, poi faremo tutto. E ci vediamo nel prossimo video ragazze, fatemi sapere, mamma mia, capelli orribili, non si possono vedere nel video. Ci vediamo, voi non potete capire cosa vuol dire parlare come un'idiota da sola per 18 minuti, dovete provare per credere, e vedersi allo specchio, e vedersi continuamente la faccia che si, le facce che si fanno e tutto quanto, e soprattutto le cose che si dicono. Non è per niente facile, provare per credere, provate, mettetevi nella vostra cameretta, fate finta di fare un video e poi mi direte, e pensate che di metterlo appunto su YouTube, che vi possono vedere tutti, o tutti o nessuno, insomma. Non che quello adesso, a me non interessa, però non resisto a dovermi toccaccinare perché, insomma, è più forte di me. Che devo fare? Cioè, è una cosa proprio involontaria. Va bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Lo smalto non c'entrava niente con l'outfit, lo volevo mettere marrone, però non ho avuto tempo. Vabbè, fa niente, chi se ne frega.